Mancano le uscite di sicurezza e l'impianto antincendio, il corridoio vasariano, 800 metri sospesi sull'Arno tra Palazzo Vecchio e Palazzo Pitti, adorni della più grande collezione al mondo di autoritratti, non è a norma. Lo dicono i vigili del fuoco ed il direttore del Museo degli Uffizi, il tedesco Eike Schmidt, decide di chiuderlo immediatamente ai visitatori. In più è scritto in un comunicato della direzione del museo: le temperature eccezionalmente alte di questi giorni, che oltrepassano i limiti regolamentari per visitatori e custodi, rendono comunque inagibile l'ambiente e confermano la giustezza della scelta di rimuovere le opere dal suo interno a causa delle condizioni climatiche non favorevoli per la loro conservazione. Due problemi che finora erano passati inosservati. Il corridoio, dal 2007, è visitabile in modo controllato e contingentato con gruppi di massimo 25 persone e rotazioni ogni 15 minuti. Nei mesi scorsi il direttore Schmidt aveva annunciato un piano per rendere più fruibile al pubblico l'area. Ora lo stop, con i problemi di sicurezza originati da un esposto di un sindacalista. Dalla relazione dei vigili del fuoco emerge la mancanza di una vera destinazione del corridoio. Non fa parte del museo, perché chi entra agli Uffizi non può visitarlo, ma è aperto alle prenotazioni di gruppi. È un museo oppure no? Per quanto riguarda il corridoio vasariano, l'idea di Schmidt era anche quella di spogliare le pareti dagli autoritratti e spostarne un nucleo di 50 rotazioni in apposite sale al primo piano degli Uffizi. Tutte le altre opere sarebbero andate nei depositi. Per ora però è tutto off limits. Nessun'opera risulta essere stata spostata dal corridoio, i tempi potrebbero essere lunghi, chi vuole vedere Rembrandt o Raffaello dovrà aspettare.